Ci divertiremo. Allaccia le cinture di sicurezza, cara. Stiamo per arrivare. Io normalmente le slaccio le cinture. Buona che sembrava. Oh. Ciao. Sempre la fessura giusta. io ho buona mira. Sempre stato un buon tiratore. Oh, che bueno. Hai indovinato il buco? Ho una certa pratica io. Cara, ecco il mio hangar. L'hangar privato del sergente Alan McCoy. Come ti chiami, bellezza? Maria. Maria. Es muy acquienta aquí. Non sembra di stare a caserma. Ah, hai ragione. È un bordello, non una caserma. Ma... non
non dimenticare il tuo dovere di baciare la bandiera. Vieni qui. Mi gusta la bandiera, ma mi piace più l'asta. Mettete comodo, fare la sua bandiera. Buona idea. Un momento solo, quiero prepararmi. Che ti succede? Non hai sonno? No, non riesco a dormire. Sono preoccupata. Tony, da quando hai lasciato la Delta Force, sei cambiato. Ho fatto una scelta. Non sei fatto per stare dietro una scrivania. Io ti amo. E voglio starti accanto ogni momento. Mi sei vicino, ma vorrei tanto che tu fossi come eri prima. Ti senti male? Non è niente, è solo una fitta improvvisa. Senti, io ora chiamo il dottore. No, non serve, è passata ormai. Il medico mi ha detto che è normale avere queste fitte improvvise, credimi. Ne sei sicura? Sì, sicurissima. Sto bene, parola. Va bene. Senti, il sonno mi è passato ormai e mi farebbe bene un po' d'aria fresca, così vuoi che ti porti qualcosa di stuzzicante, che so? Un gelato di mango, caviale. Preferirei frutta di bosco. Sul serio, una Macedonia? Sì, una ri... Donnie!
Presto là, parti! Sta giù, riparati! No! Pronto, Bates. Sono il capitano Beck. Succede qualcosa di strano all'entrata sud. Farsi identificare, per favore. Che succede? Mamma sa chi? Te l'ho detto, sono il capitano Beck. Mi dica, capitano. Non ha importanza, genio. Non esiste più l'entrata sud. Segui quella camionetta. Perché? Seguila, presto, e chiudi il becco. Perché non spari alle gomme per fermarli? Fermarli? Voglio ucciderli, non fermarli. Maldito! Presto, passami le lanciabombe! Attento! Merda! Ehi, tu! Parlo con te, bellezza! Guarda com'è ridotta la mia auto grazie a te! Tu chi sei? Eh? Chi ti ha mandato? Parla! Maledetto bastardo! Mi senti, bastardo? Puoi rispondere, porco! Non ti sente, è in agonia. Perché non badi agli affari tuoi? È una questione personale. Sì, ma c'è qualcosa di più, amico. Non dimenticarti che quelli hanno rubato un ordigno nucleare. Non me ne frega niente. Hanno ucciso mia moglie. Ma chi diavolo si diverte a romperci le palle a quest'ora di notte? Stato di emergenza. C'è stato un attentato. Chiedi la conferma al comando. È quello che sto facendo. È scoppiata la terza guerra mondiale. Avverto il colonnello. Colonnello Keitel. Sì? Annulla tutte le licenze, tutti i permessi. Tutti al loro posto pronti per partire entro 30 minuti. Sarò al comando tra un quarto d'ora esatto.
dichiarano che sono nascosti in un paese dell'America Centrale. Per risolvere questo angoscioso problema, gli Stati Uniti hanno messo in stato d'allerta un corpo speciale, la Delta Force. Ci troviamo qui con il signor Newman, la persona che ha la responsabilità di risolvere questa crisi. Signor Newman, quale misure intende prendere se i terroristi minacciassero di far esplodere la bomba? Tutto è sotto controllo. Il mondo non corre pericolo. Porco bugiardo. Scusi, colonnello Keitel. Posso farle una domanda, per favore? Lei chi è? Sono una giornalista della BBC. Chi le ha dato il permesso di salire a bordo? Mi scusi, le chiedo solo di concedermi un'intervista. Colonnello Keitel? E lei chi è? Mi chiamo Newman e rappresento il governo. Ha autorizzato lei giornalisti e una troupe della televisione a salire a bordo? Le mie credenziali. Colonnello, so che voi della Delta Force non gradite la pubblicità, ma il furto di quella specie di petardo è stato un brutto colpo. Noi dobbiamo rassicurare l'opinione pubblica. Se il Dipartimento di Stato volesse davvero rassicurare l'opinione pubblica, mi lascerebbe agire a modo mio. Esistono altre esigenze. Venga, vorrei farle vedere qualcosa. Ecco perché non abbiamo motivo di preoccuparci. Può essere un po' più preciso, Newman. Con esattezza, che cosa vorrebbe farmi capire? Vede, queste apparecchiature sono le più sensibili che esistano al mondo. Grazie a queste possiamo rintracciare qualsiasi cosa e ovunque. Lo sa? Questo può impressionare l'opinione pubblica, ma non funziona con me. Allora, dove sono esattamente? Ai confini con il Nicaragua. E chi sono i terroristi? Non si sa con esattezza. E con esattezza, invece, cosa sapete? Grazie alle apparecchiature sapremo qualcosa. E allora? Allora, colonnello, li colpirà con la Delta Force al momento più opportuno. E quando sarà il momento? Quando lo deciderò io. Ci sono cose che lei non sa e che non deve sapere. Si fidi di me. Fidarmi di lei? Non lo dimentichi mai. Sono in stretto contatto con Washington. Ah, lo terrò sempre presente. Le conviene. Turner, è così. Sappiamo che si trovano al confine con il Nicaragua, ma non possiamo muoverci. A che scopo? Per farcela scoppiare sotto il culo? Non lo so. Io non ci capisco niente. Newman è un inviato del governo e ha ricevuto precise direttive dal Dipartimento della Difesa che gli concedono la più completa autorità su questa operazione. Ho le mani legate, Turner. Io me ne infischio delle loro direttive. E me ne infischio anche di Newman. Hanno distrutto la mia famiglia, colonnello. E li troverò, mi crede. Per mia moglie. Per il figlio che non vedrò mai. Li troverò. Due Smith Wesson. Quattro pistole mitragliatrici calibro 9. Una Uzi. Un lanciagranata Mossberg. Un M18. Una Galil 5,56. Granate a tempo. Plastico. Bombe dirompenti. E munizioni varie. A che le serve tutta questa roba, tenente? Chiedilo al generale. Ha firmato l'ordine. Non ho mai avuto a che fare con il generale, voglio dire direttamente. Quindi, vede, questo è il problema. Non posso accettare una firma che non conosco. Telefona, allora. Al generale? A quest'ora? Impossibile.
È ambattito per caso? Non voglio farmi prendere a calci. Le sembra un tipo da sollevare grani. Non direi affatto. Ciao, amico. Oh, no. Di nuovo tu. Ma ce l'hai proprio con me. Nulla di personale, amico. Mi serve un passaggio. Cosa? Non è un taxi, amico. Se vuoi un passaggio hai sbagliato. Conto fino a tre e ti spappolo il cervello. Uno. Ma perché vuoi rovinarmi la giornata? L'apparecchio non è mio. Due. Va bene, calmati. Senti, se vuoi sequestrarmi, cerca di farlo con cortesia, almeno. Allora, per favore, mettilo in moto e partiamo. Che cosa sta combinando il capitano? Torre di controllo ad Aquila Nera. Torre di controllo ad Aquila Nera. Rispondete, per favore. Avverti il comando. Situazione di emergenza. Torre di controllo ad Aquila Nera. Per favore, rispondere. Non capisco dove diavolo sia diretto. Torre di controllo ad Aquila Nera. Stabilire contatto. Per favore, rispondere. E adesso che facciamo? Devi star zitto e non devi farti beccare dal radar. Chiamo Aquila Nera, volete rispondere per favore? Aquila Nera! Stabilire contatto. Ha decollato senza autorizzazione e piano di volo. Aquila Nera, mettersi in contatto con torre di controllo. Colonnello, crede che Turner si sia impadronito dell'aereo per cercare i terroristi? Senza dubbio. E questo Beck, ammiraglio, è un pilota esperto? Vuol sapere se arriverà sull'obiettivo? Esatto. Il capitano Samuel Beck è il miglior pilota che abbia mai conosciuto. 79 missioni di guerra in Vietnam. Più di 4.000 ore di volo. Due decorazioni. Se c'è un figlio di cane che può riuscire a cavarsela, quello è lui. Maledizione. Dove si trovano ora? Hanno appena sorvolato il Mar dei Caraibi. Tra poco saranno sull'obiettivo. Dobbiamo fermarli. Abbassiamo ancora, ci serviranno i pattini a rotelle al posto delle ali. Ma che ti prende? Hai paura?
Mi possono abbattere con la fionda a questa quota, ma il radar non ci individua. Sei proprio sicuro? Ci vuoi arrivare sull'obiettivo? Non c'è problema. So che cosa devo fare. Dove sono? Li abbiamo perduti. Non possiamo più individuarli con i radar. I caccia stanno tornando alla base. Maledizione! Dove saranno arrivati? Dovrebbero trovarsi nello spazio aereo nemico. In Guatemala il centro ascolto segnala un'insolita attività a radio fra il comando strategico del Nicaragua e le basi aeree degli intercettori. Se tu avessi cambiato idea, è il momento di fare dietrofront. Io non cambio mai idea. Ah sì? E non ti convincerebbero neanche quei due MiG che si avvicinano? All'inferno. Ehi, ma che diavolo stai facendo? Cerco di togliermeli dalle scatole. Centro! Non esultare troppo, ce n'è ancora uno. Ma non per molto, ha una pipa da morire. Sta per tagliare la corda. Ehi, amico. Questa avventura ci è costata molto carburante. Abbiamo pochi minuti di autonomia. Prendi i bagagli. Il viaggio è terminato.
ese es el único camino de la zona y tenemos que esperar el jeep. Toma, vámonos, dispara. ¿Qué esperas, coño? Dispara, coño. Vamos, vamos. Vamos, muchachos, sígueme. Y tú, quédate ahí, que hago el cuartel. Venga, más deprisa, coño. Sono il capitano pilota Samuel Beck. Aiate, hombre. Matricola 1557085. Sono un pilota americano. Voglio parlare con il console degli Stati Uniti. Cagliate! Muy bien. Pásamelo. Ora chi? Sono il capitano pilota Samuel Beck. Sì. Matricola 1557085. Encierrelo en el baño, esa mierda. E dove è finito quel matto che si era impadronito del tuo apparecchio? L'ho già detto. È morto nell'esplosione. Tu stai mentendo. Qual è tua missione? Parla.
Sono il capitano pilota Samuel Beck. Matricola 155070. È un ico de puta di quelli che riforniscono i contras. Non fare l'idiota con me. Dimmi qual è tua missione e io te prometto che sarò indulgente. Sul serio? Mi palabra de honor. La mia missione è lineare. Ero incaricato di dirti che devi baciarmi le chiappe. Tu me la pagherai anche per questo, Yankee. Ma prima riuscirò a farti sputare la verità. Qual è la tua missione? Fatti fottere. Non potevi essere che tu. Sai camminare o sai soltanto volare? Che cos'altro vuoi da me? Coraggio, te lo dirò fra poco. Andiamo. Thank you.
Ariestan! Cuidado! Sei debole di stomaco. Con tutte le botte che ho preso. E poi che c'era in quella granata che hai lanciato? Mi ha fatto rivoltare lo stomaco. C'era del gas, è evidente. Attenzione! Avanti. Perché ci tieni a salvarmi? Non mi va di portarmi un cadavere appresso. E io non vorrei che mi togliessero il piacere. Non ti sarai innamorato di me per caso? No, il piacere di ucciderti. Non dire idiozie e spara. Prendi la sacca e tagliamo la corda. Quando pensi che sia opportuno, puoi fermare questo bidone e saltare giù, altrimenti ti riempio di piombo. Ah sì, e perché? Perché? Mi hai distrutto l'auto. Mi hai sequestrato. Per colpa tua mi hanno bruciato le palle. Mi hanno sparato addosso e chiedi perché. Ehi, non dimenticarti che ti ho salvato la vita. Beh, tutti facciamo degli sbagli, amico. Perché diavolo ti fermi adesso? Non dicevo subito, prima lo tagliamo. Chiudo il becco. Chiudo il becco? D'accordo, amico. Merda.
Speriamo che sia uno dei nostri, altrimenti saranno cavoli amari. Perché non stai tranquillo? Non serve a niente farti venire i dolori di pancia. Allontanato. Mi dispiace, amico, torna all'attacco. E che facciamo adesso, genio? In genere aspetto fino all'ultimo secondo prima di decidere. Mi congratulo. Merda fino al collo! Thank you.
Dirigiamoci verso il confine. Vuoi pilotare? Sì. Che cos'è che ti diverte? Oggi è la mia giornata. Che diavolo hai da lamentarti? Sei ancora vivo, no? Non grazie a te, bellezza. Tra tanti piloti dovevi capitarmi proprio tu. Il migliore fra tutti. Ascolta, campione, anche un allievo avrebbe potuto portarmi qui. Se vuoi farmi vedere quanto sei bravo, portami da quel bastardo che ha ucciso mia moglie. E secondo te che cosa faccio? Do Brasil, prestem muita atenção no que eu vou dizer. New York Times, listen carefully and don't interrupt. We're setting off a bomb in the city limits without any forewarning. With a revolution against imperialism without any forewarning. Non interrompete, vi comunico che faremo scoppiare in questa città una bomba per la vittoria della rivoluzione contro l'imperialismo. È tutto. Senza preavviso per la rivoluzione contro l'imperialismo. È sempre lo stesso testo per ogni telefonata. Vogliono dimostrare che fanno sul serio. È un bluff. Un bluff? Che diavolo sta dicendo? Esattamente quello che ho detto, Newman. È un bluff. Lei pensa ancora che Turner sia vivo e che recupererà la bomba? Il mio mestiere non è pensare. Io faccio il militare, agisco. E vorrei sapere perché 50 dei miei migliori uomini debbono restare con le mani legate. Che cosa si propone di fare, Newman? Non sono obbligato a risponderle, colonnello. Le rammento solamente che lei deve ubbidire ai miei ordini. E lei sappia che l'unico motivo per cui non è ancora crepato è che andrò in pensione fra 3 settimane. Purché duri 3 settimane. Con noi. Già, non ti sbagli.
scusi, ammiraglio. Ho un messaggio per lei. Parla pure, non ho segreti per loro. Il comando aereo avversario ha dato ordine di abbattere uno dei propri elicotteri. Grazie. Saranno Beck e Turner? Lei che ne pensa? Che è impossibile. Non sono d'accordo. Dove sta andando, colonnello? Colonnello! Non le permetto di lasciare questa nave. Sarà da vedere. Ammiraglio, per favore, lo fermi. Io non mi metterei in mezzo se fossi in te, Tom. In questo momento ci sono un paio di carriere in gioco. Ammiraglio, le ho dato un ordine. Tu che cosa faresti se fossi nei miei panni, ammiraglio? Che faresti se uno dei tuoi uomini si dovesse trovare là? Tu lo abbandoneresti? Aspetta, Keitel! Perché diavolo non glielo dice, Newman? Di che si tratta? Che sta succedendo qui? Ho chiesto che sta succedendo. Ho ricevuto l'ordine da Ventorosso di procedere la terza parte del nostro piano. D'accordo, io sono pronta. Bene. Stavolta il mondo parlerà di noi. Lo riconosci? È quello della camionetta. Avanti, a tutta velocità! Vamos!
oramai sono spacciati. Perdiamo quota. Metti l'automatico e saltiamo giù. Puoi tirarmi giù, per favore? Dobbiamo prelevare la bomba. Il nostro piano non può fallire. Non fallirà. Dammi eso. Bastano pochi minuti di vantaggio. Puoi scontarci, Carlos. Bastano pochi minuti. Tu sai dove raggiungermi. Vista brutta, eh? Maledizione.
Parla. Dov'è il tuo amico con la bomba? Voi non fermerete la rivoluzione. Charlie Echo chiama Delta 1. Charlie Echo chiama Delta 1. Rispondete, Delta 1. Keitel, rispondi. Mi costringerai ad abbatterti. Rispondi, Keitel. Ordino di abbatterlo. Questa è la mia nave. Solo io do gli ordini. Grazie al cielo sono ancora vivi. Arrivano. De acuerdo. Faccio riscaldare el motor. ¿Solo? Solo. ¿E bomba? Bene, portala dentro. Cosa è successo a Maria? È rimasta alla base per proteggermi le spalle. Siamo stati attaccati. Attaccati? E da chi? Da dos americani, uno blanco e l'altro negro. Due? Sicuro che fossero solo due? Ne ho visti solo due. Due? E come hanno fatto in due a vincere voi? Ehi, che diavolo vorresti dire? Parla chiaro. Calma, io ho fatto solo una domanda. Avevano un elicottero e ci hanno metragliato. Tu avevi detto che la base era un posto sicuro e che nessuno avrebbe potuto scoprirci. Beh, ci sono arrivati con un elicottero. Idiota! Calmati, non dimenticare con chi stai parlando. Ti hanno seguito? No. Strana coincidenza. Malditos! Thank you.
Amico, la vuoi smettere di giocare? Abbiamo un bel problema. Potevi darmi una mano. E perché? Non era una faccenda personale? Non fare l'idiota. Qual è il problema che mi dicevi? Il tizio di cui hai fatto polpette ha innescato la bomba. Cosa? Hai sentito bene. La nostra cara bomba sta per fare boom. Prendiamo l'elicottero e allontaniamoci. Non sai che l'elicottero è fottuto? Ah, dannazione. E potremmo sempre correre, ma riusciremmo ad allontanarci? Non a sufficienza. Però dobbiamo fare qualcosa. Andiamo. Aspettavi un ritorno trionfale dell'eroe. Confidavo nel rispetto e nella potenza delle stelle strisce. E invece ti mandano al diavolo. È lì che andremo tutte e due in meno di 5 minuti se non te ne esci con un'altra delle tue idee brillanti. Ah, zitto. Passegniamoci. Ehi, io personalmente mi aspetto ancora parecchie cose dalla vita, amico. Scusami, ma mi fai proprio ridere. Sembra che abbiano mandato tutto l'esercito. È la fine. Ehi, Beck. Cosa c'è ora? Mi dispiace. Non dovevo trascinarti con me. Non sei furbo come mi ero immaginato. Avrei potuto sbarazzarmi di te 1 milione di volte se lo avessi voluto. E perché non l'hai fatto? Non mi sembra che abbia tanta importanza adesso. Non hai torto. Che diavolo succede? Sembra che arrivino i nostri. Colonnello Keitel con la Delta Force. Arrivano i nostri, come nei buoni West. È vero. Merda, la bomba! Bene, ragazzi, i nostri si dovrebbero trovare in quell'edificio diroccato. Una pattuglia andrà in avanscoperta.
Chissà se quei due matti sono ancora tutti d'un pezzo. In azione fra 5 minuti. Allora? Ci hanno insegnato a innescarli. Non a fermarli. Beh, fa qualcosa, maledizione. Quello che può. Seguimi. È tutto. Che diavolo è successo? Era finta. Turner, Beck, venite! Ce l'hanno fatta, stanno tornando alla base. E se io fossi in lei, non mi farei vedere. Non ho nulla da nascondere. Il nostro scopo era, ed è, solo una bomba per manovre, e che non aveva la carica atomica, è soltanto un dettaglio. Un dettaglio che potrebbe costarle la pelle. Per le manovre. Per poco ci rimettevamo le chiappe per una bomba finta. Esatto. Lei lo sapeva, colonnello? No. Ma i superiori sì. E non possiamo farci niente, vero? Tu dici.